La Comune di Parigi è la grande madre di tutte le rivolte. È stata un'utopia realizzata, qualcosa che avrebbe marcato il cammino per i visionari e i rivoluzionari, dove le due cose coincidono, dovrebbero coincidere, del secolo a venire e credo anche di adesso. È stato un tempo, come dire, mitopoietico, che ha generato mito, che è stato e che è il riferimento. La strada tracciata da quell'evento, che tale fu, un evento che ha spezzato il tempo, che ha spezzato la linea del tempo e che ne ha creato uno nuovo. Il simbolo vivente di quell'utopia realizzata fu Louise Michel. Louise Michel, una donna rivoluzionaria, che divenne il simbolo dopo la poesia che le dedicò Victor Hugo, il suo mentore. Dopo il processo per la Comune, a lei che si era salvata diversamente dai quei circa 30.000 comunardi che invece vennero massacrati durante la settimana di sangue che mise fine alla Comune che era iniziata il 18 marzo. Perciò vi propongo di dare uno sguardo alle conquiste politiche, etiche, umane della Comune di Parigi attraverso lo sguardo di Louise, così come ne scrissi in questo libro dedicato a Louise Michel, Il tempo delle ciliegie. Si andava a combattere per la Comune, per un'idea che finalmente diventava pratica. Lo aveva già dimostrato con i suoi primi decreti, che agli occhi di Louise confermavano che era giusto attendere da questo evento miracoloso un cambiamento d'epoca per il genere umano. Il giorno dopo la sua proclamazione, la Comune aveva abolito esercito e polizia, sostituiti dalla Guardia Nazionale, composta da lavoratori. Non solo, per alleviare le sofferenze causate dalla guerra e dall'assedio, aveva abolito gli affitti arretrati a partire dall'ottobre dell'anno precedente. Il 2 aprile poi aveva sancito un principio fondamentale, che i membri della Comune erano responsabili e revocabili. Si tentava di fare nella pratica quello che i giacobini si erano limitati a proclamare sulla carta, ovvero una democrazia diretta, in cui fosse davvero il popolo il sovrano. E poiché non si dà vera democrazia se non anche con un'eguaglianza materiale, era stato stabilito che gli stipendi dei più alti funzionari non dovessero superare la paga di un operaio qualificato. Nei giorni precedenti Luisa aveva scritto una proposta di riforma educativa basata sulle sue pratiche. Ai bambini, diceva, non deve essere data un'istruzione fatta di lunghi discorsi dalla cattedra. Bisogna usare molti metodi che le coinvolgano, a cominciare dagli strumenti visivi, che sono di grande aiuto per lo sviluppo dell'intelligenza del bambino. E coinvolgendoli, diceva, dovremo rinunciare a punizioni e premi. L'unica possibile ricompensa deve essere il sentimento del dovere compiuto o del comportamento sbagliato. E tutto questo, diceva, andrà fatto in una scuola pubblica, sottratta ai preti. Clamart è 3 chilometri a sud di Issy e ogni notte i cannoni di Versailles la tempestano di un fuoco che arrossa il cielo e che affascina Louise. Le trincee di Clamart sono l'avanguardia della colonna di Eudes, protetta dall'alto dai cannoni del forte, senza i quali Louise e gli altri sarebbero ben esposti agli attacchi dei versagliesi. Sono in pochi i comunardi in quelle trincee, di sicuro i versagliesi pensano che siano di più, altrimenti attaccherebbero. Tra loro c'è Louise, che ci resterà per tutto il tempo, fino agli ultimi giorni della Comune. In quel mese e mezzo tornò in città solo per 2 mezze giornate. Lasciò che altri edificassero il tempo nuovo. Aveva fede nell'intelligenza collettiva. Avrebbe disposto le cose nel migliore dei modi. A lei toccava il fronte, la difesa contro l'oppressore. Il suo ruolo era quello di chi offre la sua vita in nome della vita. A Clamart arrivavano le notizie, i giornali che davano conto delle misure che venivano prese in città. Louise le commentava insieme agli altri con entusiasmo. Il giorno stesso dell'arrivo a Moulineaux, un decreto della Comune aveva sancito la separazione tra Stato e Chiesa, e in base a questo principio sarebbe stato stabilito il diritto al divorzio e riconosciuta l'unione libera. La pensione delle guardie nazionali uccise in combattimento sarebbe stata versata alla compagna, anche se non sposata, e ai figli, anche se non legittimi. E i religiosi vennero sostituiti da insegnanti laici, ai quali venne aumentato lo stipendio. Un'istruzione pubblica era fondamentale in uno Stato in cui fosse il popolo il sovrano.
La scuola primaria doveva essere obbligatoria e gratuita per tutti. La maestra Louise Michel, che aveva auspicato tutto questo, era radiosa. La comune spalancava l'avvenire partendo dai suoi figli e dalle sue figlie soprattutto. La comune avrebbe creato la prima scuola di istruzione professionale per le ragazze. E si continuò dalla trincea a osservare con gioia le tappe per l'edificazione del tempo nuovo, mentre lo si difendeva. Il 16 aprile, quando le fabbriche e le industrie abbandonate dagli imprenditori furono trasmesse alle società di produzioni operaie, laboratori cooperativi autogestiti, organizzate secondo il principio dell'uguaglianza salariale tra uomini e donne. Il 25 aprile, quando vennero requisiti tutti gli appartamenti sfitti e vennero dati ai lavoratori della periferia. Il 27 aprile, quando vennero proibite le multe da parte degli imprenditori sui salari degli operai. Il 6 maggio, quando venne ordinata la restituzione gratuita di 800.000 oggetti impegnati al Monte di Pietà dai più poveri. Il 13 maggio, quando vennero prese misure di salvaguardia per disoccupati e venne stabilito un minimo salariale per gli operai. Il 20 maggio, quando un decreto stabilì il passaggio dei teatri dagli impresari privati agli artisti e ai lavoratori dello spettacolo. Certo, Louise avrebbe voluto seguire da vicino quei dibattiti, avrebbe voluto esserci quando venne abbattuta la colonna di Place Vendôme, il simbolo del dispotismo imperiale, o quando venne bruciata la ghigliottina dal popolo dell'undicesimo arrondissement, nella piazza del municipio, davanti alla statua di Voltaire, o per andare nei musei, tutti aperti al pubblico, e seguire il fermento degli artisti come Courbet, Corot, Daumier, Manet, che avevano dato vita alla Federazione degli Artisti di Parigi. Ma Louise si sentiva nel luogo dove doveva essere, ed era proprio nel fuoco degli eventi. Viva la Comune!